Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, era un po' che non facevo un video così parlerino dove proviamo cose. Infatti c'è stato da poco il Cosmoprof, per chi non lo sapesse è tipo la fiera forse più grande al mondo, non lo so, comunque di cosmetici. E ci sono ben due padiglioni dedicati alla Corea, senza contare poi gli innumerevoli stand che ci sono in giro. E siamo andati lì a scoprire quali sono le nuove tendenze di beauty in Corea. Come sapete abbiamo uno shop online dove rivendiamo prodotti di skincare coreani, Kipunaru. Se non lo sapete comunque trovate il link qui sotto con anche i codici sconto che potete utilizzare. E quindi per andare a scoprire nuovi prodotti da poter inserire nel sito ci siamo sacrificati e siamo stati 2 giorni al Cosmoprof. Siamo letteralmente strapieni di prodotti da testare, ne ho selezionati alcuni che secondo me sono molto interessanti e che personalmente non avevo visto, quindi direi che li proviamo assieme e poi fatemi sapere nei commenti se vi piacerebbe provarli oppure no. Facciamo scegliere a voi quali saranno i prossimi nuovi prodotti da inserire nel nostro shop e vi dico già che ci sono un sacco di prodotti che sono veramente strani, interessanti, sono proprio curiosa di sapere se effettivamente funzionano. C'è una crema che vi fa sparire le rughe in 30 secondi, che poi testeremo su mia mamma. Cerotti, conaghi, siringhe, tante cose, speriamo di non morire qui in questo momento. Direi di cominciare. In Corea vanno tantissimo i cerotti con gli aghi. Ora, io qui ho una scatola piena di cerotti pieni di aghi, ora io ho un po' paura. Allora, di cerotti ce ne sono di varie tipologie. Ci sono quelli lì che curano i brufoli, quelli antirughe, quelle per l'idratazione, quelli che ti gonfiano le labbra. Ok. Ok, allora, questi patch vanno tenuti per ore. Comunque ora li vediamo assieme, poi appunto stanotte me lo appiccico così poi vedrete che effetto fa. Comunque sono sostanzialmente fatti di dimensione diversa in base appunto alla parte dove dovete applicarlo. Per esempio sotto le occhiaie hanno una forma più allungata, per i brufoli arrotondata, per le labbra a forma di labbra. Salto temporale a questa sera in cui proverò i patch. Non so manco schioccare. Ah, che male. Ci siamo, questi sono per le macchie. Adesso voglio provare a metterlo qui e vedere se c'è qualche effetto. Penso faccia effetto dopo una sola applicazione, però proviamo. Ah, ok, quindi vanno proprio messo sopra alla macchia. Va bene, scegliamo una macchia. Allora, fanno un po' male in realtà, nel senso se li prendete mi sembra un po' che qualcuno vi abbia fatto tipo un pizzicotto, non è insopportabile, per carità. Un leggero fastidio, però si sente solamente appena premete. Ho detto di lasciarli anche tutta la notte, o comunque almeno 2-3 ore, quindi continuerò la mia giornata con questi. E poi vediamo l'effetto, se si vede qualcosa. Comunque praticamente il fatto che abbiano questi aghetti all'interno dovrebbe creare delle micro lesioni sulla pelle in modo da far entrare dentro la pelle proprio i principi attivi. Vi faccio una foto e poi giudicate voi prima e dopo. Fatemi sapere se ha fatto effetto e fatemi sapere se lo comprereste. Altro prodotto che sta andando super in Corea, in realtà già li avevo iniziati a vedere qualche mese fa in realtà, e sono i patch per togliere i punti neri dal naso. Ora, ci sono anche in Italia, li vendiamo anche noi, però finora ci sono sempre stati quelli lì a strappo, ok? Che strappate, si vedono tutti i filamenti sebacei che escono ed è molto pleasing da vedere, però diciamo che soprattutto se fatto spesso non è proprio la cosa migliore per la vostra pelle, perché vi strappa via la pelle, quindi insomma è un po' invasivo. Invece adesso stanno cominciando ad uscire un sacco di prodotti che mettete sul naso e vi fanno tipo da maschera, e con questa maschera tipo dovrebbe farvi uscire in qualche modo i punti neri. Come funziona? Praticamente si mette il dischetto sul naso o comunque sulla parte dove avete i punti neri, lo lasciate agire per una decina di minuti e dopo 10 minuti con un cotto fioc andate a tirarlo. Il tizio continuava a dire che si dissolvevano. Comunque questi sono è fresco e sa di menta. Ho la sensazione di averlo messo rovescio. Allora, 10 minuti hanno detto, eh? Bene, lo so che sono ridicola, però continuiamo. Un altro prodotto che ho visto che va un sacchissimo e che questo io a prescindere lo voglio assolutamente mettere nel sito, quindi anche se dite che non vi piace voglio metterlo lo stesso, perché secondo me sono la vita. Li ho provati al Cosmoprof, in realtà già ne avevo provato uno l'ultima volta che ero in Corea e secondo me quest'estate andranno tantissimo, e sono le protezioni solari a cushion. L'anno scorso andavano molto quelle in stick tipo questa,
e serve ovviamente per essere riapplicata, non potete utilizzare solo questa, cioè prima mettete la protezione solare, poi la protezione solare comunque va applicata ogni 8 ore, quindi durante la giornata vi fate un paio di passate con questa e è top perché non lascia assolutamente la pelle grassa, ma vi fa un effetto molto patino e comunque vi protegge, perché mi raccomando la protezione solare, raga. Per chi non ama gli stick, ora ci sono i sun cushion. Che cos'è un sun cushion? È un cushion, quindi il cushion sicuramente li conoscete perché sono appunto quelli dei fondotinta, ed è una protezione solare fatta a fondotinta. Si preme così, gli esce, oddio ma questo ha formati di sole, ma com'è carino, aiuto, vabbè. E poi si va a mettere. Protezione solare applicata, ma sembra uguale, cioè sì, non si nota che ho applicato qualcosa. Questa nello specifico ha un effetto leggermente luminoso, glowy, ma ci sta perché di solito in generale i cushion sono abbastanza luminosi, però non appiccica, quindi non male. Questi fidatevi che per l'estate saranno la rivoluzione, arriveranno anche nel nostro sito a breve e state pronti perché non ne potrete più fare a meno. Ho recuperato un cotton pad, ora togliamo questa cosa. Ora con questo cotton pad andiamo a eliminare il sebo. Allora, per aver tolto, li ha tolti, poi non è che avessi tutti questi pori, se devo dire, o comunque punti neri. Che dite, strap per il naso approvati o non approvati, li provereste? Rispondete qui sotto. Prodotti che in Corea stanno utilizzando per ovviare al problema che hanno tipo un solo tipo di colore di fondotinta sono quelli di fondotinta che si matchano automaticamente con il tuo colore della pelle. Cioè già c'erano solamente 3 colori di fondotinta, adesso ce n'è uno solo. Però questo toglie il problema di dover scegliere la propria colorazione. Ora andiamo a provare. Sostanzialmente si tratta di una cosa così, bianca, proprio bianca bianca. Adesso ve lo faccio vedere sulla mano. E come vedete è proprio bianca quando la applicate. Però va poi a matcharsi con il colore della vostra pelle se andate a passarci con il pennellino. Magico. Ora non ha una coprenza super potente, però dà un effetto molto naturale, che secondo me ci sta. Secondo me è perfetto per l'estate perché è molto molto leggero, quindi vi toglie un po' le discromie del viso, però senza fare quell'effetto cerone. Io personalmente lo userei, anzi lo sto utilizzando. Voi che dite? Approvato o non approvato? Lo comprereste o non lo comprereste? Vi aspetto qui nei commenti. Come vi ho detto già dall'intro, le siringhe vanno tantissimo. E io questa qua pensavo fosse una maschera normale. In realtà poi ho aperto e c'è una siringa gigante all'interno con all'interno la maschera, a quanto pare. Sostanzialmente il problema qual è sta? Che hanno notato che le maschere in tessuto di base non fanno assorbire proprio al 100% i vari principi attivi, quindi stanno cercando dei modi per rendere queste maschere per il viso più efficaci. Uno dei modi è appunto quello di metterci questi aghetti che in teoria fanno delle micro lesioni alla pelle e che quindi fanno penetrare meglio i principi attivi. Un altro metodo è usare per esempio le maschere in hydrogel che si appiccicano molto meglio, oppure come in questo caso di mettere separato il siero e la maschera per il viso. Allora consigliano di, dopo aver lavato il viso mi ha pulito, di mettere del tonico. C'è un po' di tonico, uno con altri principi attivi. E mettiamoci. Ok, palmiamola bene. Allora, ora mettiamo la maschera. Oddio, oddio brucia, oddio. Fa un rumore strano. Effettivamente, oddio. Comunque si sta appiccicando, non ho ben capito quale dovrebbe essere il suo effetto, ma mi sta facendo un po' paura, se devo dire la verità. Io ho il terrore che togliendo questa maschera avrò la pelle completamente bruciata. Comunque non è una maschera normale, cioè nel senso questo non è semplicemente una qualcosa di carta, ma c'è qualcosa qui dentro. Ora cercherò di capire cosa c'è qua dentro. È scritto che si combina il gel e la maschera per creare acido carbonico. Chimici, per favore spiegatemi cosa sta succedendo alla mia faccia. Aiuto. Mi sembra che mi si stia friggendo il collo in questo momento. E vabbè, io pensavo di poter continuare a mostrarvi gli altri prodotti nel mentre, ma in queste condizioni mi sembra un po' complicato. Ma nulla è impossibile, quindi mentre aspettiamo che questa maschera faccia effetto, sperando che non mi caschi il viso nel mentre, è difficile prendermi seriamente in queste condizioni, però cercate di concentrarvi sulla mia voce.
Un altro prodotto che, dicevo, va tantissimo sono quelli in polvere. Per esempio questa è di Mixun ed è una polvere alla vitamina C. Quindi non è già in siero, ma ve lo create voi il siero. Allora, si presenta così, cioè è proprio polvere. Trovo che sia molto comodo, soprattutto per andare in viaggio, perché è obiettivamente minuscola. E potete avere due prodotti in uno sostanzialmente, perché come viene utilizzata? Prendete un po' di polvere, la mischiate assieme al tonico e vi crea praticamente questo siero alla vitamina C, questo tonico alla vitamina C. Quindi avete sia la vitamina C che poi un tonico a vostra scelta. Quindi secondo me a livello di viaggio è super super comodo. Adesso proviamo a fare questo esperimento scientifico. Tanto allora prendiamo un po' di vitamina C, ok, ne serve proprio pochino a pochino, la mettete nella mano e poi la mischiate con il tonico. Si mischia proprio subito e poi la potete applicare come un semplice tonico oppure siero. È in odore. Io personalmente per i viaggi la utilizzerei subito, anche perché veramente vi risparmio un sacco di posto in valigia. Voi fatemi sapere nei commenti se la utilizzereste oppure se preferite i sieri già pronti. Sono tornata, la pelle era un attimo arrossata, però vabbè, ci ho messo un po' di tonico, sembra abbastanza ok. Non lo so, mi ha fatto prendere paura il fatto che ha iniziato a bruciarmi, se devo dire la verità. La pelle la vedo bella in realtà. Però non lo so, mi informerò per capire se è normale che bruci o se è magari era una reazione a qualche ingrediente che c'era dentro che magari alla mia pelle dava fastidio. Ora, mancano gli ultimi due prodotti. Adesso vi racconto una cosa divertente. I coreani amano l'esfoliazione, soprattutto per il corpo. Nel senso che, voi lo sapete, ci sono le saune in Corea, le Jinjilbang, che cioè sono questi centri dove ci sono sia le vasche termali che poi le sale per fare la sauna, ok? Una cosa che loro fanno quando vanno alla sauna è fare l'esfoliazione, della serie che ci sono proprio delle ajumme coreane in bikini, solitamente si fanno stendere nuda in un letto e iniziano a scartavetrarti la pelle con questi qui che vengono chiamati i teri towel, quindi asciugamani italiani, e sono praticamente dei guanti esfolianti. Vengono chiamati italiani non perché sono importati dall'Italia, ma perché il materiale era un materiale che veniva appunto importato dall'Italia, quindi questo tizio di Busan ha detto chiamiamoli asciugamani italiani perché fa più figo, no? E per rendere tutto ancora più comodo hanno creato questi, tra l'altro il packaging bellissimo se devo dire, che sono sostanzialmente dei guanti già imbevuti con una sostanza. Quindi inserite questo guanto, iniziate a massaggiarvi, dovrebbe fare un effetto tipo di bolle, e poi quando finisce l'effetto bolloso girate il guanto, eliminate la pelle morta e avrete di nuovo la pelle liscia come il culetto di un bambino. Qui consiglio di farlo 2 o 3 volte a settimana. Quindi anche qui flashback di io che lo provo mentre vi faccio la doccia, perché qui non è il caso di provarlo. Bene, siamo in doccia, ci siamo, ora proviamo questo coso. Allora, è un guanto imbevuto, quindi è già imbevuto in una specie di sostanza. E poi si gira per togliere la pelle. Ah, ma io non capivo che cos'erano queste bolle che dicevano. Oddio, ma queste sono bolle. Cioè, è diventato tipo una crema. Ok, ok. Ora tutto ha più senso. Oddio, sì. Sentite? Comunque fa un buon profumo e lo scrub non è troppo pesante, anzi è abbastanza leggero. E ora siamo arrivati al momento che tutti voi aspettavate. Andiamo a vedere se queste rughe spariscono nel giro di 30 secondi. Ora, questo prodotto come funziona? Non lo so, leggiamo le istruzioni. Allora, questo prodotto dice che ti toglierà le rughe in 30 secondi. Ci fidiamo? Allora, le istruzioni dicono che lo devo applicare, aspettare 30 secondi che si asciughi, poi devi stare senza espressioni per 5 minuti. No, così è espressione, ferma. Il prodotto è una siringa, sicuramente una siringa, perché devi sapere che vanno di moda le siringhe quest'anno in Corea. Quindi sì, infatti è una siringa. Io te lo metto dappertutto, poi insomma vediamo dove viene fuori. Ok, allora, com'è la sensazione? Senti qualcosa? Certo. Ok, ora, io averlo messo, a me sembra una crema normale.
Vediamo questi 30 secondi e poi ferma per 5 minuti. In teoria questo qua dovrebbe durarvi un mese, hanno detto, con questa quantità. Mamma, sembri già 20 anni più giovane. Allora, sono passati 5 minuti, come ti senti? Ti senti tirare? Sì, mi sento tirare. Riesci a muoverti comunque? Adesso che posso fare le espressioni, mi sento un po' tirare anche nelle espressioni comunque. Posso dirvi che adesso vi faccio vedere la foto prima e dopo, le rughe sono sparite. Cioè, nel senso, sono diminuite molto di dimensioni, tipo qua sopra sei piatta. Cioè, si no, così no. E vabbè, ho capito, però tipo questa qui che ce l'avevo messa meno, si vede ancora un po' la riga, qui praticamente non si vede. Cioè qui ho proprio spiattellato completamente, cioè ti ha appiattito la parte sotto, questa è rimasta, perché vabbè, diciamo quelle più profonde sono rimaste, però quelle lì medie, di medie dimensioni, le ha tipo aperte. Cosa dici? Lo utilizzeresti? Tipo se devi andare a fare una festa, qualcosa? Ovviamente questo è un effetto che dura 8 ore, però se avete un evento o qualcosa del genere direi che... Ottimo. Ottimo, bene, grazie, ci vediamo quanto ti dura. Bene. Grazie per il tuo supporto. Grazie. Prego. E quindi fatemi sapere, lo provereste, non lo provereste? Commentate qui sotto nei commenti. Bene, questi erano tutti i prodotti. Devo dire che ci sono delle cose che obiettivamente mi sembrano molto valide. Sono onestamente molto curiosa di provare anch'io questa cosa che ti piattella le rughe. Devo provare tipo per queste qua sotto, vi farò sapere. Questi erano tutti i prodotti, spero sia stato un video interessante. Poi tra poco torniamo in Corea, quindi sicuramente andrò alla ricerca di altri nuovi prodotti. Se c'è qualcosa che vi piacerebbe che noi provassimo, fatecelo sapere qui sotto. Mi raccomando, se avete bisogno di rifornimenti di skincare potete visitare il nostro sito, trovate linkato qui sotto, kipunaru.com, e potete utilizzare il codice sconto dedicato appunto a chi vede video YouTube. E noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.